Del PD, voi due che siete qui, ed è importante che voi siete qui, anche lei Gibertoni, siete state molto sollecitate, no? Da tanti interventi. Vi chiedo, sì, ci sono gli argomenti nazionali che sono importanti, il Comitato l'ha detto più volte, c'è stata una piccola o grande, lo scopriremo, svolta, perché la Ministra Lorenzin era piuttosto lontana dalle istanze dei malati, la Ministra Grillo invece no, e li ha anche incontrati poco tempo fa, Elisabetta Biavati, no? Non tanti mesi fa, quindi questo è importantissimo, perché c'è attenzione, soprattutto c'è comprensione, e, però c'è anche, ci sono anche le leggi regionali, quindi un focus magari su quello che si può migliorare, se c'è qualcosa che non funziona. Zapatero, iniziamo da lei. Grazie, buonasera a tutti, mi scuso se dovrò andare via alle 5 e mezza, ma ho un problema di influenza a casa, manderei volentieri qualcuno dei medici, ma è meglio che loro che mandano a rispondere alle vostre domande e io vado a continuare con la tachipirina e con le cose più tradizionali. Cercherò di stare nei 5 minuti anche raccogliendo alcune delle sollecitazioni che sono venute dal dibattito. Il tema nazionale non lo possiamo eludere per come la vedo io, nel senso che dobbiamo renderci conto che sulla cannabis terapeutica scontiamo un problema culturale, e se c'è un problema culturale la responsabilità è di tutti, della politica, della classe medica, dei cittadini, delle associazioni. Non siamo riusciti a fare lobby a sufficienza, non siamo riusciti a diventare una maggioranza che imponesse all'agenda politica questo tema già 30 anni fa. È una responsabilità dei cittadini se la politica negli ultimi 30 anni non è riuscita a normare, o il sistema sanitario pubblico, inteso come nazionale e regionale, non ha fatto entrare il tema cannabis nel suo circuito. Poi non stupiamoci, siamo un paese, siamo indietro, ci mancherebbe che non avessimo il coraggio di dire che siamo indietro. Su tutti i temi etici siamo un paese diviso. Dal fine vita, alla famiglia, all'autodeterminazione delle persone, sì, siamo divisi, probabilmente lo siamo anche tra noi qui, però non abbiamo mai preteso dalle classi politiche che ci hanno governato, e parlo degli ultimi 30-40 anni, non sto parlando degli ultimi anni, di occuparsi di questi temi, probabilmente perché siamo una minoranza del paese, non lo so, non siamo riusciti a sfondare, e sono ancora in discussione diritti, a mio parere, che dovrebbero già essere esigibili da tempo. Questo è un problema culturale. Se la politica capisce che mantiene il consenso occupandosi di tasse piuttosto che di cannabis terapeutica, noi, che pure abbiamo fatto in questi anni molti passi avanti, fra 10 anni saremo ancora qui a discutere di trial clinici, di problemi di approvvigionamento e di come sbloccare la situazione. Lo dico perché quello di far crescere una mentalità è un tema che riguarda tutti. Come lo si fa? Ognuno nel proprio piccolo, cercando di dare un contributo a far crescere la conoscenza. Perché se siamo divisi sui temi etici, figuriamoci come lo Stato può trattare il tema droghe, perché di questo parliamo, con l'ignoranza che c'è in giro. Scontiamo anche l'ipocrisia di uno Stato che in parte riconosce dal 2013 la prescrivibilità, ma che non norma in senso positivo, non facilita. Allora bisogna chiedere allo Stato e alle istituzioni pubbliche tutte di uscire da questa ipocrisia. Il sistema pubblico va coinvolto perché è il modo migliore per tutelare i pazienti e per evitare che vadano in mano a privati senza scrupoli che su questi temi lucrano. Questo è uno dei problemi che le famiglie scontano. Le regioni, considerato che quello della sanità è un tema regionale sul quale c'è un'autonomia abbastanza significativa, possono fare di più di quanto non abbiano fatto, non possono normare contro la legge nazionale. Questo lo dobbiamo sapere, perché possiamo fare dei passi avanti, ma non possiamo far da soli. Trial clinici e approvvigionamento sono due temi sostanziali, e anche tutto quanto abbiamo detto fino adesso, dalla disponibilità delle sostanze a come i farmacisti le combinano, se resta il problema dell'approvvigionamento cadono tutti i ragionamenti fatti, a monte il problema va risolto. I trial clinici, il sistema pubblico deve cominciare ad avviare, insieme all'università, insieme ai medici, insieme a chi in questi anni ha già fatto un pezzo di letteratura importante, dei trial clinici seri, che adesso non abbiamo ancora, o meglio, ce ne sono molti, è difficile avere
degli studi di riferimento per un motivo molto semplice: le aziende farmaceutiche non le fanno, ma non perché siano sempre brutti e cattivi, perché, come è stato detto prima, il fitocomplesso vegetale non può essere brevettato. Ed è chiaro che le aziende farmaceutiche si occupano prevalentemente di fare gli studi clinici sulle molecole che poi possono brevettare, che diventano farmaci. Quindi su questo il contributo pubblico è fondamentale, e uno sforzo in più bisognerà farlo, perché altrimenti i medici, la classe medica, al netto di quelli illuminati che hanno sperimentato, si sono cimentati in questi anni, anche grazie al fatto che probabilmente avevano di fronte pazienti farmacoresistenti che, come dire, erano l'ultima spiaggia, quindi in coscienza il medico si sente di fare un pezzo in più. Noi dobbiamo pretendere che, adesso non voglio dire i medici di base, però credo che potrebbe essere quello l'obiettivo, dobbiamo pretendere che tutti gli specialisti siano allo stesso livello di formazione su questo tema. Per questo che dico che il sistema pubblico deve farne un obiettivo. L'approvvigionamento. Sappiamo tutti, e credo che abbiamo tutti lo stesso livello di informazione sul fatto che al momento lo Stato produce attraverso il laboratorio militare di Firenze, che è l'unico autorizzato a coltivare, oppure importa attraverso i canali di importazione esteri. L'Olanda è sempre stato il paese di riferimento principale, con tutti i problemi che ci sono nell'importazione. Allora, anche qui bisogna pure avere il coraggio di dire, la ministra Grillo su questo ha dato la risposta anche alla regione Emilia-Romagna, noi nel tentare di fare un passo avanti grazie alla collaborazione che abbiamo instaurato con i pazienti sul tavolo regionale, io e lui siamo presenti, con Elisabetta ci sentiamo abitualmente, anche con i funzionari dell'assessorato, noi abbiamo proposto al ministero di poter essere autonomi come regione nell'approvvigionamento, sapendo che, come dire, possiamo essere più snelli, possiamo essere più efficaci. Attraverso il sistema Sole abbiamo costituito una sorta di tracciabilità e di monitoraggio abbastanza preciso dei pazienti in carico al servizio sanitario regionale, su cui possono essere caricati preparati galenici. Noi abbiamo più di circa 1100 pazienti in carico. C'è il problema della casistica solo per il dolore neuropatico, spastico, dopo ci arrivo sull'ampliamento della casistica, però provo a stringere. Abbiamo provato a dire al Ministero, autorizzateci questo progetto di approvvigionamento in autonomia sul mercato estero. La Ministra ci ha risposto positivamente, perché ha detto, ma abbiamo la ferma intenzione di aumentare la coltivazione presso il laboratorio militare di Firenze, e questo è assolutamente lodevole in termini di sensibilità, ma la risposta è stata no, aumenteremo le quantità prodotte dal laboratorio militare, quindi per il momento voi state fermi. Risposta positiva, ma allo stesso tempo, se vogliamo essere pragmatici, sappiamo perfettamente che il laboratorio militare ci metterà 10 anni, non voglio dire 10 anni, ci metterà 5 anni per aumentare le quantità che coltiva. E per essere sinceri, Aurora, che conosciamo tutti, o altri canadesi, cioè in una settimana, esagerando anche meno, coltivano le stesse quantità che il laboratorio militare di Firenze coltiva in un anno. Per dare le dimensioni del problema dell'approvvigionamento, ed è uno dei primi nodi che va risolto, che si può risolvere nel momento in cui però si riconosce che la cannabis terapeutica è una valida alternativa. Adesso il fitocomplesso non può essere brevettato perché abbiamo ancora una legge che dice che non si vedono effetti medici positivi e che è probabilmente dannosa. Allora, finché non c'è un riconoscimento normativo della sostanza, non potrà la regione Emilia-Romagna coltivare per conto proprio, pur potendo su questo anche costruire una filiera agricola importante sulla quale parte un'economia che consente di dare risposte però anche ai bisogni terapeutici. Non potremmo fare diversamente. Quindi il tema culturale di fondo è: continuiamo a fare giornate come queste, perché solo attraverso questi confronti possiamo acquisire maggior conoscenza noi, ma soprattutto riusciamo a cominciare davvero a fare squadra. Siamo all'inizio, ma che le regioni non siano tutte allo stesso livello in queste politiche lo dimostrano le differenze di quantità che vengono programmate in termini di fabbisogno. Cioè l'Emilia Romagna dal 2016 al 2018 ha visto progressivamente crescere il numero delle prescrizioni, e di conseguenza
i chili prenotati presso il Ministero per il fabbisogno. Siamo a 110 chili nel 2018, nel 2019 cresceranno, però un dato c'è, a fronte del fatto che l'Emilia Romagna programma, credo, abbastanza bene il proprio fabbisogno, non altrettanto fanno le regioni vicine. Cito un esempio, la regione Lombardia ha il doppio degli abitanti e prenota, se vogliamo dirla male, prenota quantità molto più ridotte al Ministero. Quindi è evidente che c'è un problema culturale, ideologico, di approccio al tema. Cosa succede però? Che tutti vengono ad acquistare in Emilia Romagna, dove abbiamo farmacie preparate. Noi non abbiamo, cioè, in tema di diritto alla salute, io penso davvero che un cittadino calabrese debba essere trattato nello stesso modo che viene trattato un cittadino emiliano romagnolo. Ma noi abbiamo un problema quando Elisabetta e i pazienti che risiedono in Emilia Romagna vengono a dirci: non troviamo più la sostanza, perché ovviamente da molte altre regioni vengono qui ad acquistarla, perché programmando noi quantità più alte, anche dalla Lombardia arriva, e dopo non c'è più disponibilità per i residenti. Il tema non è il protezionismo, deve essere chiaro. Il tema è ognuno deve fare la sua parte, comprese le altre regioni, a prenotare quantità maggiori per consentire ai propri cittadini di averle disponibili vicino a casa. Io forse ho già usato il mio tempo, quindi guardo. Volevo chiederle prima, quanto poi, insomma, due punti. Ho preso il volantino del comitato, quello per cui lottiamo, al punto numero 2, erogazione a carico del sistema sanitario nazionale in tutte le regioni italiane, come previsto dalla legge di bilancio 2018, e poi il punto numero 4, allargamento delle prescrizioni per più patologie. Questi qui sono dei punti su cui la Regione Emilia Romagna può fare oggi. Assolutamente. Cioè, ecco, su questo, brevemente. Io sono assolutamente convinta che dobbiamo aumentare le casistiche e incidere sul prontuario. Bisogna capire cosa possiamo fare noi, se ci sono, ne parlavamo prima con Enecta, con il quale abbiamo costruito un rapporto, se ci sono vie di mezzo e una flessibilità che possiamo utilizzare, senza che i medici poi ci dicano: ah, vabbè, ma noi non abbiamo le evidenze scientifiche al quale riferirci. Quindi il tema dell'evidenza scientifica va tenuto insieme con le procedure amministrative, legislative, burocratiche anche per la regione. Però siamo già avviati su questa strada, su questa continueremo. Chiaro che, cioè, se ci fosse l'apertura su un sistema sanitario nazionale sarebbe tutto in discesa. Va bene, grazie mille Zappaterra, Giulia Gibertoni.